webinar perché appunto ci siamo ispirati per l'hashtag del progetto Nothing is Impossible, proprio per sottolineare che la lotta contro il cancro va avanti e che probabilmente quello che prima non era curabile attualmente può diventare curabile e quindi vuole essere un segno di speranza per tutti i malati e anche per tutti coloro che stanno ancora lottando contro questa malattia. Buongiorno, benvenuti. So che ci sono moltissimi studenti universitari, sia dell'Università di Palermo, ma anche dell'Università di Verona. Quindi benvenuti, probabilmente non ci conoscete. Noi iniziamo sempre le nostre presentazioni con una videocanzone che in genere è inerente il tema del webinar. Di cosa parliamo oggi? Il ciclo, nella sua interezza, parla di piano europeo di lotta contro il cancro. In particolare sarà concentrato sul seno e sul polmone, ma non si parlerà solo di prevenzione e di alcuni aspetti, della malattia. Si parlerà anche degli aspetti psicologici che queste malattie in genere, comportano. Oggi, come prima puntata, presenteremo proprio il Piano Europeo di Lotta contro il Cancro. Questi sono, diciamo, sia la locandina che noi abbiamo preparato per diffondere l'informazione sull'iniziativa, mentre a sinistra abbiamo quella che è l'immagine. Se tra di voi ci sono persone interessate ad aiutarci a diffondere l'informazione su questo ciclo, contattateci, che vi invieremo questi materiali per poter poi, diffondere l'informazione. Questa iniziativa nasce, a cura di, più centri, Europe Direct. Cosa sono i centri di Europe Direct? Sono dei centri di informazione per i cittadini, che forniscono un po' quelle che, una sorta di orientamento, ma anche di informazione su tutte quelle che sono le possibilità di finanziamento, le politiche e le opportunità, dall'Europa. In particolare, gli enti di Europe Direct che sono stati coinvolti in questo ciclo di seminari sono quelli dell'Università di Chieti, del Comune di Nuoro, della provincia di Verona, Roma Innovazione, che è operativo presso il Formez e che rappresento io, l'Università di Siena, lo Europe Direct Trapani Sicilia del Consorzio Universitario della provincia di Trapani e lo Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia. Ma oltre ad esserci degli enti organizzatori, in realtà abbiamo anche degli alleati. Questi sono dei partner che via via si sono associati perché hanno voluto, ci stanno aiutando per la divulgazione sul territorio, dell'iniziativa. Vorrei ringraziare questi partner associati, in particolare l'assessorato alle politiche sociali, terza età e invecchiamento attivo, del municipio ottavo di Roma Capitale, l'associazione AMMI Donne per la salute della sezione di Trapani, l'associazione 7 più un ottavo colle che opera nel Laurentino, il CDE, sarebbe il Centro di Documentazione Europea operativo presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'Associazione per i diritti dei non autosufficienti Diana Onlus con sede a Verona, la Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico e l'Associazione Inner Will Italia sezione di Trapani, che è un club service femminile. Poi abbiamo l'Ordine Ostetrici di Palermo, la Regione Lazio, in particolare la programmazione economica e quindi la rete degli sportelli Ufficio Europa, la Rete Civica della Salute e la Regione Siciliana per quanto riguarda il Dipartimento della Programmazione. In particolare si è associata al Dipartimento che si occupa della strategia di comunicazione. Chiedo scusa, qualcuno sta muovendo le slide, se cortesemente potete stare fermi, grazie. In più, sempre come partner associati, abbiamo l'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Trapani, che tra l'altro riconosce anche il curriculum dell'Istituto per l'Educazione Civica.
e l'Università degli Studi di Palermo e degli Studi di Verona, che riconoscono anche i crediti formativi. Abbiamo l'informazione aggiornata sul nostro sito relativamente ai crediti concessi dall'Università degli Studi di Palermo. Non abbiamo quello di Verona perché ancora non ci è stato comunicato. Qual è l'obiettivo di questo ciclo di webinar? Innanzitutto quello di far conoscere al pubblico il piano europeo di lotta contro il cancro, che è proprio un impegno da parte dell'Unione Europea per contrastare questa malattia, ma anche per promuovere una vera politica sanitaria europea e principalmente per sensibilizzare i cittadini a quello che è il tema importante della prevenzione, perché noi sappiamo che questo tipo di malattia diventa particolarmente, può essere sconfitta, può essere curata se viene intercettata in tempo. E infatti uno dei punti cardine di questo piano è la prevenzione e collegandoci, diciamo, a questo obiettivo abbiamo pensato questo ciclo di webinar. Questo è il calendario degli appuntamenti. Cominciamo oggi con la presentazione del piano di lotta, contro il piano europeo di lotta contro il cancro e finiremo a dicembre. Tratteremo vari temi, la prevenzione del cancro al polmone, del cancro al seno, le nuove terapie, quindi come curare i tumori con la chemioterapia, ma anche con l'immunoterapia, che è un po' l'ultima frontiera. Ma parleremo anche di alcuni aspetti, diciamo, di aiuto alla malattia, l'importanza di una corretta alimentazione sia nella fase di prevenzione, ma anche proprio nella fase di cura dei tumori, e anche l'importanza dello sport, perché appunto è stato dimostrato che chi fa sport ha possibilità di, diciamo, di vincere, di sconfiggere, innanzitutto di prevenire maggiormente la malattia, ma anche di aiuto nella fase di cura della malattia. Avremo poi una sezione esplicitamente dedicata ai finanziamenti europei nel settore della salute, ma si tratteremo anche degli aspetti psicologici della malattia e poi anche delle associazioni che danno sostegno ai malati. Come ci si iscrive ai nostri webinar? Dovete andare su eventipa.formez.it, andare nella pagina, nella sezione dove c'è scritto accedi, quindi vi dovete registrare su questo sistema di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. Una volta che vi sarete registrati su questo sistema di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, dovete poi accedere nella pagina del webinar e cliccare il pulsante rosso iscriviti. Per renderlo più chiaro, vi ho messo le freccette, quindi dovete prima andare su accedi, registrarvi e poi dopo iscrivervi. Diciamo, per la partecipazione a webinar successivi, una volta che avrete creato la scheda con le vostre credenziali, basterà solo andare nella pagina di ogni singolo evento e cliccare sul pulsante rosso iscriviti. Di cosa parliamo oggi? Innanzitutto parliamo, appunto, presenteremo quello che è il Piano Europeo di lotta contro il cancro e qui abbiamo invitato Tony O'Grady, che è dell'Unità Prevenzione delle Malattie, della Direzione Salute e Cibo del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. E poi invece parleremo un attimo della malattia, faremo una ricostruzione di quella che è la storia del cancro e qui ne parlerà il professore Daniele Pasquinucci, che forse di molti di voi già conoscono, dell'Università di Siena. Poi in ogni webinar daremo spazio ai partner associati e oggi volevamo cominciare con la presentazione dell'Associazione 7 più 1 Ottavo Colle, che è un'associazione operativa a Roma, nella zona di Eur Laurentina. E poi, come sempre, dedicheremo dello spazio per le domande e le risposte che vi preghiamo di mettere in chat e che poi noi faciliteremo al relatore al fine webinar.
Di che cosa invece parleremo il 19 ottobre, cioè la prossima volta? La prossima volta parleremo di prevenzione del cancro al polmone. Ne parleremo sia da un punto di vista medico, cioè cosa si può fare per prevenire il cancro al polmone, ma ne parleremo anche da un altro punto di vista, quali sono i fattori che possono concorrere alla diffusione di questa malattia, come per esempio l'inquinamento dell'aria all'interno sia degli edifici che dei luoghi di lavoro, ma anche delle abitazioni. E quindi avremo il coordinatore del gruppo di studio nazionale che si occupa nello specifico di inquinamento indoor. Vi ricordiamo come sempre, io rappresento, sono la coordinatrice del centro Europe Direct Roma Innovazione Operativo presso il Formez PA. Abbiamo una pagina di informazione del nostro centro che è europa.formez.it, dove potete iscrivervi alla nostra newsletter, ma anche consultare delle banche dati, le banche dati dei bandi scadenza, degli eventi, ma anche dei finanziamenti diretti dell'Unione Europea. Ve li faccio vedere, questo è lo scadenzario dei bandi, quindi all'interno di questa pagina trovate tutti i bandi che vengono pubblicati dalla Commissione europea nelle varie linee finanziarie e abbiamo anche una banca dati dei finanziamenti veri e propri dove potete consultare l'elenco dei programmi e all'interno della scheda trovate però i bandi collegati a quella linea finanziaria. In più, se queste sono le informazioni, se volete contattarci, il modo migliore per contattarci è inviare un'email a europedirect@formez.it, ma se volete ulteriori informazioni su questo ciclo, potete anche contattare tutti gli altri centri Europe Direct che sono coorganizzatori di questo ciclo e che avrete modo di conoscere nelle prossime puntate, perché ogni webinar verrà moderato da un coordinatore di un centro Europe Direct. Quindi io a questo punto chiederei al dottor O'Grady di collegarsi e così che possiamo dare, come si suol dire, inizio alle danze. Buongiorno, dottor O'Grady. Buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito. Diciamo, prima di cominciare, vorrei chiederle cortesemente un po' di presentare che cos'è il Centro Comune, di Ricerca, perché probabilmente molti dei nostri partecipanti conoscono la Commissione europea, ma non conoscono nello specifico le attività che vengono realizzate dal Centro Comune di Ricerca e probabilmente non sanno neanche che il Centro Comune di Ricerca è una direzione generale della Commissione europea. Prego. Ok, grazie Claudia. Prima di tutto mi presento. Mi chiamo Tony O'Grady, sono un irlandese. Vengo da un piccolo paese nel ovest di Irlanda, proprio sulla spiaggia, sull'Atlantico, dove fa veramente freddo ed è molto ventoso. Io abito qui in Italia adesso sono 11 anni e sto lavorando al centro di ricerca della Commissione. Il CCR, il cosiddetto CCR, è stato nato nel 1957 quando sei paesi hanno firmato i trattati di Roma per creare questo gruppo, questa comunità economica europea, che è il predecessore dell'Unione Europea di oggi. Lì, infatti, ho qualche slide per dopo per farvi vedere, ma è proprio stato questi sei paesi, Belgio, Francia, Germania, l'Italia, Lussemburgo, i Paesi Bassi, che si sono messi insieme e hanno messo d'accordo per per collaborare sul mondo dell'energia atomica. E quindi il centro di ricerca qui a Ispra hanno costruito due reattori nucleari. Che si sono poi messi nei mani della Commissione Europea dopo per fare ricerche su come andare. Poi non so, magari lo sapete tutti, ma poi dopo l'Italia ha deciso di non andare in quelle direzioni con i nucleari e quindi per quello sono stati dismessi.
Però iniziando da qui tutti i paesi si sono accordati di iniziare a fare la ricerca insieme, di mettere insieme le risorse e di cercare di andare avanti. Oggi le CCR sono quasi 3.000 dipendenti in questo DG, collaboriamo con tutti gli altri DG della Commissione, anche con tanti altri attori fuori dalla. È vero che qualcuno mi sta cercando i propri slide, grazie. Però magari se posso riniziare dall'inizio, perché vado indietro, perché non so quanti sanno che cos'è neanche l'Unione Europea, la Commissione, il Consiglio Europeo, il Parlamento Europeo, quindi volevo darvi qualche parola su quello. Sì, scusami Tony, tu puoi muovere stesso tu le slide, puoi andare avanti o dietro con le Sì, freccette in infatti, basso. però è vero che qualcuno me lo sta facendo. Sì, se cortesemente chiedo a tutti i partecipanti di non muovere le slide, le freccette in basso, grazie. Prego. Ok, vado indietro un attimo. Quindi, ok, inizio da qui. Oggi darò l'introduzione sulla Unione Europea, la Commissione CCR e anche il piano europeo delle lotto contro il cancro della Commissione europea. Spiegherò un po' le iniziative faro e poi vi lascerò andare perché so che è tanto, tanto, tanto informazione. L'Unione Europea, come lo sapete, 27 paesi insieme che hanno creato questa organizzazione molto politico-economica per condividere certe capacità per muovere l'economia. È stato creato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Iniziato da questo Trattato di Roma, di cui l'Italia è stata molto coinvolta, quindi fin dall'inizio l'Italia è lì. Il Parlamento è uno degli istituti che proprio rappresenta i cittadini, perché sono stati elettati dai cittadini europei, discutono le nuove leggi, propongono le nuove leggi, modificano le leggi. E senza la loro d'accordo non può andare avanti niente, quindi è molto importante come istituto. Il Consiglio è proprio quello dei capi stati dall'Europa, quindi è lì che fanno piuttosto le decisioni più importanti, danno la direzione di tutta dell'Unione Europea. Io ho lavorato qui al Consiglio anche lì per 8 anni, giusto per dire, è un'organizzazione molto politica e a vederlo in azione è abbastanza impressionante perché vedi che tutti, anche se ci sono problemi tra i membri stati, cercano sempre un accordo, è proprio un melting pot di culture di tutte le nazionalità dell'Europa ed è molto interessante. La Commissione europea, dove sto lavorando adesso, effettivamente noi implementiamo le cose, è proprio attivo, tutto il budget passa dalla Commissione europea, seguiamo tutti i diversi progetti, framework contracts, eccetera. È molto, diciamo che noi facciamo il lavoro a mano. Il centro di comune di ricerca, il nostro obiettivo è di mantenere proprio il passo con lo sviluppo della ricerca, quindi di restare sempre aggiornato del mondo di sviluppo e della ricerca e di passare informazione verso quelli che fanno la politica. Quindi dobbiamo spiegare alle politiche le direzioni da andare, effettivamente quello che facciamo. Cerchiamo di anticipare le varie cose emergenti e di spiegarle facilmente verso i nostri commissari della Commissione europea per dare la direzione e per affrontare le sfide.
ci sono tante, tante sfide, c'è sempre qualcosa di nuovo che devi stare dietro e che devi integrare con le cose che stai facendo. E quindi proprio il nostro scopo è di fornire conoscenze basate su prove indipendenti, perché è molto importante che noi siamo un'organizzazione indipendente senza qualche influenza da soldi, da capitale, da ditte private. E supportiamo le politiche dell'Unione Europea. E queste ultime parole per noi sono le cose più importanti. Vogliamo avere un impatto positivo sulla società. Quindi, qualsiasi cosa che facciamo, ci chiediamo: ma questo ha un impatto? E ha un impatto positivo. Siamo più o meno verso i 3.000 persone. Un budget di più o meno 380, più o meno se diciamo 450. So che qualcuno vuole vedere i We Are Hiring, però arriverò. no, aspetta. Grazie, grazie. Comunque questi slide saranno distribuiti dopo, quindi non vi preoccupate, saranno lì. Ok, qui la storia è che io trovo queste foto molto impressionanti. Aspetta un attimo. Ok, no, scusate, ma vanno avanti. No, va bene. No. Ok, ci siamo. Ok, queste foto sono... No, scusate. Ok, comunque quando possiamo vedere quei foto lì o quando potete vederli sono impressionanti perché si vede che hanno proprio costruito i reattori nucleari qui sul sito a Rispoli, vicino a Lago Maggiore, per quelli che non conoscono dov'è. È molto impressionante vedere. Se avete interesse anche andate su YouTube, ci sono i video che si può vedere quando hanno costruito delle cose qui. Ok. Passo un attimo. No. Poi volevo farvi vedere un slide per farvi capire che c'è anche la possibilità di lavorare con noi. Quindi a livello della commissione in generale, sia a livello del... Ok, sì, a livello del JRC cerchiamo sempre persone con cui lavorare. Al momento abbiamo anche la possibilità di fare un traineeship di 5 mesi, quindi per quelli che stanno proprio finendo l'università è proprio una buona opportunità per entrare in questo mondo. Poi ci sono anche i contratti con lunghezza di 3 anni, 6 anni e poi ci sono anche... passando un concorso per la possibilità di entrare permanente. Se andate su questi siti qui che vi sto facendo vedere, c'è tutta l'informazione lì ed è
è una bella opportunità per lavorare con tutte le persone delle altre nazionalità. Lui dice che ho Pronto? lavorato proprio con quasi paesi da tutto il mondo a questo punto, di cui gli italiani sono veramente molto bravi, quindi siete molto benvenuti. Ok, passiamo sul piano europeo di lotta contro il cancro. Che quello che in realtà voleva fare Tony era farvi vedere, visto che ci sono molti studenti universitari che si sono iscritti, le possibilità che avete di trovare lavoro anche presso le istituzioni della Commissione attraverso questi link che vi ha indicato. Come anticipava Tony, le slide verranno pubblicate sulla pagina dell'evento e quindi saranno messe a disposizione del pubblico, diciamo a partire da domani. Ora, Tony, volevo chiederti invece, di entrare un po' nel merito di che cos'è questo piano europeo di lotta contro il cancro, quali sono i suoi obiettivi e quali sono i suoi sviluppi futuri. Grazie. Ok, sappiamo tutti che il cancro è più o meno, ho visto le statistiche recentemente, parlano di uno in due che avranno nella sua vita il cancro. Quindi sappiamo che è una cosa molto importante per noi. Nell'Unione Europea, scusate se sbaglio qualche parola in italiano, anche essendo uno straniero, succede. Ogni anno, quindi ogni anno vediamo che 2,7 milioni di persone vengono diagnosticate con il cancro, questo è tanto. 1,3 milioni perdono la vita per il cancro. E la cosa più scioccante per me di questi numeri è che vediamo che più o meno il 40% dei tumori possono essere prevenuti, facendo piccoli cambiamenti nella vita, quello che mangi, di quello che bevi, di come ti muovi. Per questo, ovviamente, il salute in generale è una cosa molto importante per tutti, quindi è ben conosciuto anche a livello politico che è una cosa che dobbiamo stare dietro. Questo piano europeo di lotta contro il cancro è stato lanciato in 2021, specialmente dopo la pandemia, perché tutti ovviamente si è salita molto negli obiettivi politici di reagire. E l'Unione Europea ha messo 4 miliardi sul tavolo, 4 miliardi di euro per fare funding per diversi progetti, usando questi programmi che ho scritto qui, quindi EU for Health, Digital Europe, Horizon Europe, e di mettere i fondi disponibili per migliorare e per cercare di lottare, di combattere questa malattia. Puntato su le quattro aree principali, quindi la prevenzione, i diagnosi, il trattamento e il miglioramento della vita, i quattro punti, i quattro stage del cancro. Sono stati identificati tantissime iniziative, di cui metto qui le 10 più importanti che sono stati nominati a quel punto. Però vi dico che giusto solo per queste domande di EU for Health, Digital Europe e Horizon Europe stiamo parlando di più o meno 400 progetti che stanno andando avanti in tanti, tanti, tanti diversi settori, diversi modi, sia informatico, sia sui studi, a mettere i fondi disponibili per cercare le droghe, eccetera. La prima iniziativa faro è stata di creare questo centro di conoscenza sul cancro a livello di Commissione europeo.
Questo è più o meno un'entità virtuale che noi gestiamo al CCR, che mette insieme tutti gli attori nella missione europea. Perché sono tanti, tanti diversi team che stanno lavorando su questo e nessuno, è impossibile avere tutta l'informazione nella testa di uno. Quindi cerchiamo di condividere tutta l'informazione per riutilizzare vari output dei progetti, per non rifare le cose, per essere sicuri che stiamo spendendo bene i soldi. La seconda iniziativa che ho messo qui è una cosa più digitale, che vogliono prendere tutte le immagini dei tumori, metterli disponibili in una infrastruttura e metterli disponibili per la ricerca, quindi per usare machine learning, ad esempio, per capire se c'è un tumore. E questo perché ovviamente fino adesso hai 27 membri stati che stanno facendo le loro cose. Qualcuno fa qualcosa con qualcun altro, altri no. Quindi cerchiamo di metterli tutti insieme e di approfittare. Numero 3, eliminare i tumori causati dal papillomavirus umano. Questo è visto come un obiettivo facile, si dice in inglese un low hanging fruit, quindi un frutto che si può raggiungere facilmente. Perché eliminando questo virus abbiamo già la possibilità. Numero 4, questo per lo screening del cancro, programma dell'UE. Questo è qualcosa che stiamo facendo noi anche al CCR, e dopo spiegherò un pochino meglio, però effettivamente è di mettere disponibile i guidelines che sono stati creati dagli esperti su come fare i vari screening per i vari cancri, e poi anche di mettere a disposizione i quality controls per gli ospedali, anche per i governi, per capire meglio dove mettere i soldi. Numero 5, questo reti dei centri nazionali di cure oncologiche, quindi ancora di mettere insieme i vari attori per cercare di sfruttare i fondi. Diagnosi e trattamenti del cancro per tutti, questo è per rendere a disposizione lo screening per tutti, perché ovviamente vediamo che tra i vari membri stati, anche tra le regioni in vari membri stati, vediamo le differenze in accesso ai vari screening e agli ospedali, ai trattamenti. G7, questa è un'iniziativa europea per comprendere il cancro. Questa è un'altra azione, un'altra coordinazione, fare insieme per cercare di rendere disponibili i dati a tutti e per andare avanti. Questa iniziativa per migliorare la vita per i pazienti di cancro, e questo ovviamente stiamo parlando dell'ultimo passo, che se qualcuno che ha avuto cancro, che sono sopravvissuti, cerchiamo anche di migliorare la loro vita. Un esempio pratico qui è che se qualcuno che ha avuto cancro va a cercare dopo qualche anno un certo tipo di non so, un prestito, un mutuo, e certe banche magari lo vedono che hanno avuto cancro e non lo diano. Quindi stiamo anche cercando di creare un diritto di essere dimenticato. Che significa che le persone possono andare avanti con una vita normale senza sempre avere queste cose che hanno avuto cancro sopra di loro. Questo numero 9 è una cosa che facciamo anche noi al CCR. È proprio un sistema che usiamo per mettere a disposizione tutte le date e tutti i dati che abbiamo sul cancro dai vari stati, e per far capire
dove sono le disuguaglianze e così per capire dove investire. Quindi i vari paesi membri possono vedere, oh, magari non siamo forti qui, ma siamo forti lì, possiamo investire in questo posto, possiamo anche, mettiamo anche in contatto i vari attori se qualche membro stato ha bisogno di avanzare in qualche ambito, possiamo anche metterli in contatto con altri membri stati che magari hanno già fatto qualcosa così possono riutilizzare senza ricreare le cose. E questa iniziativa per aiutare i bambini con il cancro, purtroppo anche questo è in crescita, il cancro sui giovani, è anche una sezione dove stiamo cercando di spingere. Adesso avrò qualche slide che andrò abbastanza veloce, solo per farvi capire che dei 10 iniziativi principali noi siamo lì, noi al GRC, al CCR siamo già lì nei 5. Questo centro di conoscenza, solo per farvi capire che sono tanti gli servizi della Commissione europea, questi sono environmenti, Digic che è quello informatico, Sante, giustizia, agricoltura, e tutti hanno qualche piccolo coinvolgimento con il piano di lotta contro il cancro. Noi cerchiamo di stare in mezzo e di essere sicuri che tutti hanno l'informazione, che tutta l'informazione viene condivisa tra di noi prima e poi dopo fuori, e di essere assolutamente sicuri che stiamo facendo le cose giuste. Quindi qui facciamo con Digi RTD, ad esempio, e Digi Sante, facciamo i meetings ogni 2 settimane, giusto per condividere informazioni per essere, e per parlare tra di noi. Quindi qui spiego un pochino meglio il conoscenza sul cancro e questo centro che abbiamo noi. È un'entità abbastanza virtuale, nel senso è più per condividere il knowledge. Però abbiamo qui anche sistemi molto concreti, tipo questo sistema europeo di informazione sul cancro, dove raccogliamo tutte le informazioni dei vari membri stati sul cancro e lo mettiamo a disposizione per tutti. Quindi tutti possono andare lì, prendere i dati, fare ricerca, fare quello che vogliono. La cosa più importante per noi è che noi siamo un intermediario indipendente, non abbiamo nessun pregiudizio, quindi mettiamo tutto lì in chiaro e basta. Abbiamo anche un sito dove si può andare per avere più informazioni, è qui. Mettiamo anche a disposizione questo registro per far vedere le disuguaglianze nei vari settori. Potete anche andare lì a vedere come i vari membri stati stanno andando nei vari settori. Questo è stato lanciato nel 2022 dal nostro capo, quindi, e questo è come si vede. Se andate lì sul sito sotto potete anche giocare. E in tutti questi siti vedrete anche le modalità per contattare noi, quindi se avete domande usatelo. ECHIS è proprio un sistema importante per raccogliere tutti i dati sul cancro dai membri stati, anche fuori dai membri stati. Qui potete anche andare a giocare, potete fare tutti questi tipi di graph. È stato, infatti ieri abbiamo rilanciato anche con i dati da 2022, quindi è abbastanza up to date. E c'è veramente tanta informazione. Queste linee guide che noi stiamo creando, questa è una cosa che mettiamo insieme 20-30 esperti nell'ambito. E gli chiediamo di creare questi guidelines, quindi
vedono tutte le informazioni che sono disponibili, quindi tutte le pubblicazioni su qualsiasi domanda, e vengono insieme a una risposta a certe guidelines che noi mettiamo poi a disposizione a tutti. Qui potete anche andare sul sito a vedere e le linee guide che sono veramente una cosa che sono in uso da tanti membri stati per vedere come fare i programmi di screening e i vari altri programmi. Un altro sito che abbiamo, un altro portal che abbiamo disponibile è questo per le malattie non trasmissibili, quindi anche parliamo più di salute in generale, non solo cancro, potete anche andare lì. Questo è collegato al cancro perché vediamo anche che la nutrizione è una cosa molto importante nell'ambito di cancro. Parlo velocemente di qualche iniziativa abbastanza importante, tipo questo che è il UCAM, l'idea di mettere a disposizione le immagini del cancro e di usare intelligenza artificiale e qualche altro modo per aiutare a capire quando c'è un cancro. Questa è una cosa che recentemente hanno messo disponibile la prima versione, quindi è una cosa che può essere molto interessante in questo ambito. Questo uncan.eu, Understanding Cancer, quindi comprendere il cancer. Anche qui stanno parlando di creare un hub europeo federato per mettere disponibile a tutti tutte le informazioni sul cancro. Ancora con l'idea che ad avere più dati disponibili puoi fare di più. Concludendo, perché vedo che ho solo 2 minuti rimasti, noi qui al GRC stiamo monitorando più o meno 140 progetti che hanno obiettivi molto, molto diversi, però tutti collegati al cancro. Per me questo piano europeo di lotta contro il cancro è ambizioso, deve essere ambizioso, perché è una cosa che avrà un impatto su tutti di noi. Ha fissato un standard molto alto per il successo, però dobbiamo andare in quella direzione. L'ultimo messaggio che volevo dirvi è insieme possiamo fare molto di più, e questo è più o meno il motto dell'Unione Europea. Io vengo dall'ambito anche di scienza informatica, quindi io vedo la possibilità che abbiamo. Se noi lavoriamo insieme e mettiamo tutti questi dati insieme, vedo i risultati positivi. E adesso apro alle domande. Grazie. Dell'alimentazione, ma anche l'importanza dello sport proprio come buone pratiche, diciamo, per fare prevenzione. Ma per quanto riguarda il webinar sull'importanza dell'alimentazione, non ci occuperemo solo degli alimenti che in qualche modo fanno male o possono danneggiare della salute, ma ci occuperemo anche del tema dei processi produttivi, cioè quali cambiamenti devono essere apportati nei processi produttivi per evitare di produrre dei cibi che già diciamo, al suo interno possono contenere degli elementi cancerogeni. Poi volevo farti anche una domanda perché vedo che per ora il pubblico non ne ha fatte, ne approfitto io. Da quello che vi risulta, quali sono i paesi all'interno dell'Unione Europea che stanno operando meglio e quali invece purtroppo sono in ritardo? Purtroppo vediamo sempre le stesse tendenze, quindi i paesi più all'est che non sono riusciti a Anche nella raggiungere i sanità. livelli di quelli all'ovest, ovest e nord. E quindi vediamo sempre quella tendenza lì. E vediamo anche nella sanità, sì. Ma si vede che
ci vuole tempo, ci vuole un po' di tempo ed è qui che noi stiamo cercando di aiutare anche di non fargli reinventare la ruota, perché alla fine se c'è E il qualcosa che nostro funziona paese come è bene in Italia, posizionato all'interno di esatto, questo se noi gruppo? possiamo replicarlo in altri paesi avrebbe un senso. E poi post. No, l'Italia, infatti ho visto recentemente una bella graph che ha fatto vedere un processo dei anni, come è andata l'Italia. L'Italia è sempre stata molto alta, infatti, in questo ambito. Poi c'è stato il Covid e vedo che Questo ci lentamente conforta, sta anche se chiaramente ripiegando. ancora molto Sì. si Però sempre, deve sempre fare. lì, Io ti ringrazio molto, primi Tony. Vediamo se 5, 6. intanto, mentre diamo la parola al professor Pasquinucci, se arrivano delle domande. In tal caso ti chiameremo, non so se ti puoi trattenere fino alla fine, così poi dopo eventualmente ti richiamiamo in causa per rispondere alle domande. Allora, intanto vi presento, sì. Ci sentiamo allora dopo, comunque vi richiamerò per un saluto finale. Grazie mille. Vi presento ora il professor Pasquinucci dell'Università di Siena, che voi sicuramente conoscete perché già altre volte diciamo, ha svolto del docente per, sia nelle lezioni d'Europa, ma anche diciamo, su altri temi. Il professor Pasquinucci è un professore di storia delle relazioni internazionali, però gli abbiamo chiesto un po' di fare quella che è la ricostruzione della storia del cancro, cioè quando è che il cancro viene individuato come malattia e anche perché è importante la storia del cancro e a che cosa può servire studiarla e conoscerla. Prego, Sì, grazie, professore. spero mi sentiate bene, mi vediate bene e possiate vedere anche le slide. Sì, naturalmente ci si può chiedere se abbia senso parlare di una storia del cancro all'interno di un ciclo di webinar che è dedicato alla cura e alla prevenzione del cancro. Soprattutto parliamo di cancro al seno e cancro al polmone. Quindi diciamo un ciclo di webinar molto concentrato sull'attualità. Penso che la risposta sia positiva, sì, possa servire. Serve su un piano intuitivo perché naturalmente questo consente di analizzare, forse è il caso che tutti spengano il microfono, di analizzare, diciamo, l'evoluzione della malattia e l'evoluzione delle cure, dei sistemi con cui il cancro è stato combattuto nel tempo. Questo, diciamo, su un piano meramente intuitivo. Ci sono poi piani diversi, diciamo, meno immediatamente comprensibili, che possono farci capire come studiare la storia, l'evoluzione del cancro e delle cure possa avere un senso. La principale di queste è il fatto che il cancro riguarda tutti. Questa è, come vedete, la prima frase, l'incipit del piano europeo di lotta contro il cancro, che poi diciamo, ha dato il via, diciamo, è la ragione di questo ciclo di webinar. Ci riguarda tutti perché riguarda i malati, coloro che sono evidentemente, le persone colpite da questa patologia, riguarda le persone care, che hanno familiari o amici che hanno questa patologia, ma riguarda tutta la società. Riguarda tutti e come ho già detto in occasione della inaugurazione di questo ciclo di webinar, il modo in cui una collettività, una comunità, una società affronta il male, si prende cura dei malati, è un buon indicatore della civilizzazione di questa società, quindi della civiltà. Quindi diciamo ricostruire la storia anche da questo punto di vista ci dà delle indicazioni molto molto importanti. L'ultima osservazione, ne sarebbero molte altre, ma naturalmente il mio tempo non è infinito, che spiega perché ricostruire diacronicamente, quindi diciamo fare una storia del cancro, possa essere importante, è perché non solo il cancro ci riguarda tutti, come malattia, ma, come ha scritto un radiologo, un professore ordinario di radiologia dell'Università di Padova, in un bel libro, io l'ho letto, insomma, un libro che consiglio di leggere, cioè Pier Carlo Muzio, NEMS, il tumore del faraone.
Come vedete, poi forse avrò modo di parlarne anche dopo, in realtà il cancro accompagna da sempre il cammino dell'umanità. Naturalmente l'uomo lo ha da tanto tempo, da più tempo di quanto non si immagini, temuto e lo ha combattuto. Ma soprattutto parlare di cancro, scrivere di cancro, farne anche la storia, in qualche modo significa tenere conto di un aspetto che è consustanziale con l'essere umano, e che quindi accompagna da sempre l'umanità, e cioè la nostra fragilità. La nostra fragilità. Naturalmente, il cancro non è l'unica malattia che ha colpito e che colpisce l'essere umano, è una malattia particolare perché, secondo me, giustamente è stata definita una malattia intelligente, perché sa reagire, ha appunto accompagnato la storia dell'uomo. E quindi per tutte queste ragioni e per altre ancora, fare la storia del cancro significa anche fare la storia dell'uomo, la storia delle sue fragilità, delle sue debolezze e del modo in cui nel tempo è riuscito appunto a, con il suo ingegno, con la sua capacità, con il suo intelletto, riuscire a contrastare con sempre maggiore efficacia, questa patologia. Questa, diciamo, è la risposta che mi sento di dare. Non per giustificare, ovviamente, ma per spiegare perché si è pensato di parlare anche della storia del cancro. Non la sento. Sì, in realtà il cancro, poi anche qui forse lo vedremo nel proseguo di questa nostra conversazione, di questo mio intervento, ha avuto, diciamo, un'accelerazione, si è diffuso da un certo punto in poi, in epoca abbastanza vicina a noi. Però il cancro in realtà è una malattia che c'è sempre stata. E aspetto non meno rilevante, il cancro è stata compresa l'esistenza. Ci sono tracce storiche che dimostrano come già molti secoli fa si avesse appunto contezza del fatto che il cancro esisteva, c'era. La prima traccia dell'esistenza di cancro è in un papiro, il papiro di Smith. Chi è Smith? Edwin Smith era uno studioso, ma era anche un po' un furfante, diciamo, un avventuriero, un falsario, si autodefiniva un egittologo, era un britannico che intorno al 1860 compra, secondo alcuni ruba, un papiro a Luxor in Egitto. Questo papiro poi si scopre che era un papiro che risale al XVII secolo avanti Cristo, quindi immaginate voi quanto tempo fa, ed era in questo papiro vi era la trascrizione di un testo ancora precedente di un medico scienziato, studioso egiziano, si chiamava Imhotep, che nel 2600-2500 avanti Cristo più o meno dava questa descrizione che voi appunto vedete nel papiro di Smith, che è la descrizione di quello che presumibilmente, secondo molti studiosi, lo leggete, è inutile che ve lo legga io, poteva benissimo essere un tumore, un cancro, in questo caso un tumore appunto alla mammella, al seno, quindi diciamo è una prima dimostrazione di come appunto il cancro sia sempre esistito e sia stato anche in qualche modo, seppur in una forma che evidentemente oggi riteniamo superata, ma questo è evidentemente banale dirlo, diagnosticato. Ancora più recentemente c'è un altro papiro, questo intorno al 1500 a.C., papiro di Ebers. Ebers invece, Georg Ebers era uno studioso tedesco che compra, lui lo compra, non lo ruba. E compra questo papiro sempre da questo Edwin Smith che lo aveva. Georg Ebers compra questo papiro e nel papiro poi si scopre che c'è un riferimento, come vedete, a un tumore di tessuti molli
e include anche riferimenti a possibili tumori alla pelle, all'utero, allo stomaco e al retto. Quindi, come vedete, la storia del cancro è una storia molto molto antica. E poi un ultimo riferimento, anzi non l'ultimo, poi ne farò un altro, che si può fare alla, diciamo, alla storicità e alla storicizzazione del cancro e in quello che è un po' il fondatore della medicina moderna, tutti lo conoscerete, ne avete sentito parlare, Ippocrate, che inventa, conia la parola carcinoma, che deriva dalla parola greca carcinos, granchio, che lo usa per appunto definire tutto ciò che non è curabile, perché a quel tempo, come del resto avete visto prima nel papiro di Smith che vi ho mostrato prima, questo genere di patologia non era curabile. Questo, diciamo, per quanto riguarda la definizione, l'individuazione del cancro. L'ultima cosa che vorrei mostrarvi, che vorrei dirvi però, è che appunto il cancro non solo è stato diagnosticato, per così dire, individuato, ma è stato anche è una malattia che si è diffusa ben prima dell'industrializzazione. Recentemente uno studioso dell'Università di Cambridge, Pierce Mitchell, ha pubblicato su una importante rivista Cancer alcuni risultati di una sua ricerca fatta con altri studiosi che mostrano con chiarezza come il cancro fosse molto più diffuso di quanto non si sia finora pensato o a lungo pensato anche in età preindustriale. E secondo questa ricerca si ritiene che in età industriale il cancro fosse diffuso 10 volte di più in Gran Bretagna di quanto non si ritenesse. A che cosa servono questi studi e perché di nuovo la storia può essere importante? Servono, per esempio, a far capire agli scienziati, a far comprendere meglio agli scienziati l'influenza di sostanze carcinogene non frutto del processo di industrializzazione. Il fumo, diciamo, le esalazioni industriali, degli impianti industriali o delle automobili, oggi lo sappiamo, sono pericolose per la nostra salute. Ma questi dati, queste ricerche mostrano che c'erano agenti cancerogeni anche in passato, che però sono attivi tutt'oggi in parte. Pensiamo alle radiazioni solari. Pensiamo a materiali come il piombo. Il piombo in antichità era usatissimo. Tutti sappiamo, ad esempio, che gli antichi romani lo usavano per le stoviglie, lo usavano per gli otri in cui contenevano il vino. Addirittura usavano una sostanza che deriva dal piombo, e cioè il biacetato di piombo, per addolcire il vino, renderlo quindi più gradevole, al gusto, al palato. Tutto questo oggi ovviamente è vietato, ma questo aiuta appunto a comprendere il diverso peso specifico, oppure pensiamo ai virus, ai parassiti, al fumo dei camini, tutti agenti pericolosi oggi, e avere contezza di quanto questo influisse nella diffusione del cancro prima dell'industrializzazione aiuta a dare peso relativo a diversi fattori che appunto possono indurre il cancro, e questa è un'ulteriore conferma dell'importanza della ricerca anche storica sul cancro. Questa è la mia risposta. Perfetto, le chiedo allora un'altra informazione. Quando è che il cancro diventa una patologia ancora più diffusa, quindi ancora più in grado di colpire la popolazione? Un passaggio fondamentale ovviamente nella diffusione del cancro è il processo di industrializzazione, la prima e la seconda industrializzazione. La prima industrializzazione, la prima rivoluzione industriale si ha nella seconda metà del Settecento, la seconda rivoluzione industriale nella seconda metà del secolo successivo. Chiaramente questo comporta l'inquinamento ambientale. Il tema ambientale comincia a divenire fondamentale, si comincia a studiarlo, forse poi lo vedremo dopo, ed è certamente il processo di industrializzazione importante in questo senso. Ci sono in particolare, ad esempio, due industrie che si sviluppano, che sono fortemente collegate a questo processo di industrializzazione, lo sostengono, lo alimentano, sono centrali. La prima è l'industria carbonifera, il carbone è la principale fonte di energia in quel periodo. Ed evidentemente tutti sappiamo quanto sia pericoloso, quanto fosse pericoloso lavorare nelle miniere per
per i lavoratori, il cancro al polmone era chiaramente per l'alta presenza di radon. Radon, come sapete, è un gas inerte e radioattivo presente in natura e nella crosta terrestre, ma è particolarmente presente sottoterra. E qui vedete, insomma, delle immagini che fanno chiaramente capire quale fosse la situazione in cui lavoravano queste persone. Chiunque abbia letto i romanzi di Dickens o i romanzi di francesi, Germinal, ad esempio, di Zola, in cui si parla, ad esempio, di lavoratori che sputavano nero, facendo riferimento a chi lavorava in miniere. Quelli erano chiaramente tutte persone che erano destinate, in buona misura, a contrarre, quella malattia, la malattia del cancro ai polmoni. L'industria chimica che si sviluppa in quel tempo e che dà vita a una nuova casistica di malati di tumori, perché al tempo naturalmente non c'erano le conoscenze, non c'era la protezione per i lavoratori che c'è oggi. Per esempio, è dimostrato che a quel tempo chi lavorava nell'industria chimica spesso contraeva il tumore alla vescica perché l'industria dei coloranti favoriva questo tipo di tumori. C'è uno sviluppo dei tumori cutanei che era dovuto al fatto che nell'industria chimica si lavorava l'arsenico. E quindi chiaramente era un agente patogeno, cancerogeno, che favoriva i tumori. Quindi, diciamo, l'industrializzazione, i danni che produce all'ambiente è un potente fattore di incremento. Poi c'è una espansione demografica del cancro, come viene definita, che è quella che si conosce a partire dal secondo dopoguerra del Novecento, quindi dal 1945 in poi. Il cancro comincia a colpire senza distinzione sociale o professionale. Qui vedete una frase di un illustre, importante patologo e oncologo italiano, Pietro Rondoni, che ha vissuto nella prima metà, tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, che, come vedete, mette in luce anche gli aspetti economici e il danno anche economico che è prodotto da questa malattia, che colpisce in modo indistinto. Colpisce, poi naturalmente i livelli di istruzione, eccetera, incidono, questo lo sappiamo, ma la malattia che non fa molta, molta, molta distinzione, diventa un problema sociale. E aspetto importante, mentre le malattie infettive, grazie agli avanzamenti delle nostre conoscenze, diventano sempre meno importanti e possono essere colpite, cioè curate, il cancro le supera e diventa la malattia più importante. Ma se il cancro è sempre esistito, è quindi anche possibile individuare le fasi che hanno segnato l'evoluzione del trattamento e della cura di questa malattia? E ci potrebbe riassumere quali sono state le tappe principali di questa evoluzione? Sì, come dicevo prima, questa è una delle ragioni che spiegano perché la storia del cancro può essere importante, in mo modo molto rapido, perché il tempo sta finendo. La storia del cancro ci mostra la grande evoluzione che ha conosciuto la medicina e la nostra capacità di combattere questa malattia. Ho voluto iniziare con il trattamento nel Medioevo. Potete immaginare, qui leggete qual era, diciamo, la ragione, l'eziologia del cancro durante il Medioevo. E questo chiaramente lascia intendere quali fossero anche le cure, che erano chiaramente cure che non incomparabili con quelle odierne. Un'altra tappa importante si ha nel XVIII secolo, quindi nel Settecento, quando si presta attenzione alle cause ambientali del cancro, e questo si lega appunto anche a quei processi di XVIII secolo, chiedo scusa, a quei processi di industrializzazione, di inquinamento, di danni ambientali prodotti dal processo, dalla rivoluzione industriale, dal processo di sviluppo economico. Per esempio, si mettono in si evincono, si mettono in luce, scoprono legami tra l'uso del tabacco, oggi lo sappiamo, al tempo molto meno, e il cancro al naso, oppure la fuliggine che si scopre provocava il cancro allo scroto degli spazzacamini. Poi, in questo secolo, ci sono alcuni passaggi importanti per la ricerca sperimentale sul cancro e si pongono alcune basi per l'oncologia. Una delle grandi svolte lo si deve a questo studioso tedesco, un personaggio affascinante. Fu anche, diciamo, un uomo politico. Si interessava di politica, ma naturalmente il suo campo era la medicina e l'oncologia. Perché parlo di Rudolf Virchow,
Rudolf Virchow è fondamentale, uno dei tanti, diciamo, che hanno prodotto conoscenza fondamentale perché lui, in qualche modo, che fonda la patologia cellulare, stabilisce che l'origine del cancro va cercata nelle cellule. Ed è anche una persona, una personalità rilevante perché, accanto a questo, sottolinea, evidenzia ancora di più il rilievo che ha la protezione dell'ambiente, le condizioni ambientali. E lui lega queste cose alla sua attività politica. Lui era un liberale, un oppositore di Bismarck, era un prussiano, poi diventa tedesco quando la Germania si riunifica. E vi ho riportato qui una frase di Virchow: la medicina è una scienza sociale, quindi si occupa degli uomini, ovviamente, e la politica non è nient'altro che medicina su larga scala. Aveva quindi questa concezione della medicina e della politica che poi fonda il suo impegno politico, che però certamente è secondario rispetto ai grandi progressi che lui ha consentito di fare nella lotta al cancro. Lotta al cancro che la storia dimostra prende vie che sono anche diverse rispetto a quelle a cui porta lo studio specifico sulla lotta al cancro. Ci sono avanzamenti che sono frutto dello sviluppo generale della nostra cultura, della nostra conoscenza dei fenomeni scientifici. Nel giro di soli 6 anni, tra 1859 e 1865, c'è un libro che è frutto di un'analisi empirica, quello di Charles Darwin, che tutti conoscerete, l'origine delle specie. E c'è la scoperta, di questo grande, famoso monaco, cieco, cioè Moravo, della Moravia, della Boemia, chiedo scusa, Boemo, Mendel, che, come non c'è bisogno di sottolinearlo, lo leggete qui, soprattutto Mendel, diciamo che è il fondatore della moderna genetica, grazie a queste scoperte poi apre piste che vengono prese anche da chi studia come sconfiggere il cancro. La storia ci mostra anche, diciamo, l'evoluzione della prevenzione contro il cancro. La prima campagna pubblicitaria rivolta alle donne per prevenire il cancro si trova in una rivista per donne americane, The Ladies Home Journal, ed è del 1913. È un articolo in cui si invita le donne appunto a una prima forma abbastanza ovviamente elementare di prevenzione, ma siamo nel 1913. E poi ci sono i successivi avanzamenti. Gli anni 40 del Novecento, quando c'è la chemioterapia, le prime forme di chemioterapia, fino ad arrivare a tempi più recenti, ma qui insomma vado molto rapidamente e mi fermo qui perché poi quelle, diciamo, che sono le cure più recenti sono questioni che riguardano la cronaca più che la storia, con appunto lo sviluppo degli studi sul corredo genetico e sulla DNA e l'inizio del grande, importantissimo progetto Genoma Umano. Tutto questo è un po', insomma, dimostra le tante vie che prende la storia del cancro, le cure per il cancro e la grande evoluzione che abbiamo conosciuto in questi tempi. Queste nuove cure quindi rendono il cancro sempre più aggredibile, però allo stesso tempo anche sempre più curabile. Ci potrebbe fare un esempio di questa capacità di curare quella che lei ha chiamato la malattia del secolo? Allora, in realtà La Malattia del Secolo è il testo di un libro, anche questo molto interessante. Qui molto rapidamente ci sono dati storici, questi partono dal 1950 e arrivano fino al giorno nostro, ai giorni nostri. Sono dati che riguardano l'indice di mortalità negli Stati Uniti ogni 100.000 abitanti dal 1950 al 2019 e potete chiaramente vedere la riduzione della mortalità. Non mi soffermo a lungo su questo, tanto come vi è stato detto, le slide verranno mostrate. E poi, venendo a noi, lo sappiamo tutti, è stato detto anche prima dal relatore precedente, il cancro è oggi molto più curabile, ci sono dati inoppugnabili da questo punto di vista e, diciamo, queste serie storiche dei dati mostrano appunto come i grandi passi in avanti che si sono fatti e il fatto che oggi, che sono compiuti, e il fatto che oggi il cancro è appunto una malattia sempre più curabile. E, diciamo, sul piano, chiedo scusa, ha Sì, finito? sì, sì, sì.
su un piano diverso da quello che lei ha analizzato finora, e per concludere, il cancro è qualcosa di cui prima ci si vergognava, si nascondeva, no? Quasi veniva sussurrato perché si aveva quasi paura a pronunciare la malattia. Perché e quali sono i percorsi che hanno infine condotto a una sua più ampia accettazione sociale, oltre che da parte degli stessi malati? Allora, ci sono due piani, il piano del malato e il piano della società in cui il malato e i malati si trovano. Sul piano personale, naturalmente ognuno così gestisce la malattia come crede. Io su questo non mi permetto di entrare, evidentemente. La può anche nascondere, può fare evidentemente ciò che vuole. Però su un piano soggettivo bisogna dire che da un punto di vista storico, a lungo questa malattia è stata nascosta anche perché alla base di questa decisione c'era una qualche suggestione personale, di responsabilità personale. Era una malattia percepita come una punizione per, questo diciamo in tempi antichi evidentemente, punizione per un qualcosa di immorale, per un peccato che si era commesso. Ci sono passaggi biblici nell'Antico, nel Nuovo Testamento che mostrano come la malattia in generale, non solo il cancro, venisse vista come una punizione, l'ira di Dio per qualcosa che si era commesso. E questo, diciamo, è qualcosa che agisce evidentemente sul piano soggettivo. Su un piano complessivo più generale, qui non c'è una linearità della storia. Non si passa da una situazione in cui una comunità, una collettività, una società accetta la malattia e diventa accogliente nei confronti del malato e, diciamo, dà al malato gli strumenti, le strutture per poter vivere nel modo migliore la sua situazione di malato oncologico. Non c'è linearità. Ci sono momenti di avanzamento e momenti di regresso. La cosa interessante è che questo però di nuovo ci consente di fare un'analisi storica e vorrei usare a questo proposito per chiudere due quadri, due tele che mi fanno vedere come il cancro esistesse, fosse presente e come il cancro potesse essere rappresentato nella pittura, che era una forma di mass media del tempo. Rappresentato e in qualche modo anche fatto accettare attraverso la rappresentazione dalla società del tempo. Questo è un quadro del Cinquecento, un pittore cinquecentesco, Michele di Ridolfo del Ghirlandaio. È la trasposizione su tela di una scultura di Michelangelo, la scultura la vedete in alto e vedete chiaramente il seno sinistro alla destra di chi vede che è colpito da un tumore. Un altro quadro ancora più significativo in questo senso è l'Allegoria della Fortezza di Maso da Sanfriano, su cui mi trattengo 2 minuti, e se non ci sono altre domande, chiudo. Perché questo quadro è interessante perché ci dà alcuni messaggi. Intanto, l'Allegoria della Fortezza mostra questa modella, questa signora che è stato accertato, insomma, da studi, peraltro pubblicati su una rivista di medicina da parte di due studiosi italiani, diciamo, rappresenta un tumore, cioè non rappresenta un tumore, rappresenta qualcos'altro, ma la donna che è qui dipinta ha un tumore alla mammella. La mammella destra, per chi guarda a sinistra, è sovradimensionata, ha un grande sovradimensionamento. Se voi vedete il capezzolo, voi vedete che il capezzolo è eroso. Ci sono degli altri segnali, ci sono delle ulcerazioni nella regione areola capezzolo e questi sono chiari sintomi di un carcinoma mammario ulcerato. La prima domanda, Maso da Sanfriano voleva veramente raffigurare il tumore? Sì, lo voleva fare. Perché lo voleva fare? In questo contesto non è l'unico messaggio, ma c'è anche questo. Perché voleva far vedere che c'era il cancro a quel tempo e che il cancro era qualcosa che poteva essere raffigurato senza alcun problema. L'altro messaggio è che per chi guarda, diciamo noi che vediamo questa immagine, chiudo rapidamente perché vedo che il tempo sta scadendo, cogliamo in questa modella una
diciamo, non so se dire bellezza o fascino, perché poi tutte le donne sono belle e hanno fascino, ma diciamo una perfetta femminilità in questa donna. E questo era l'altro messaggio che il pittore voleva, l'artista voleva lanciare. E su un piano, diciamo, un pochino meno visibile, evidente, forse un pochino più sottile, l'altra cosa che si evince da questo dipinto è che la modella stessa in qualche modo sa di essere femminile, di essere bella e non si vergogna a farsi raffigurare, diciamo, con questa patologia, ma mantiene interamente tutta la proprio fascino, la propria bellezza, la propria femminilità, appunto. E questo ci fa capire, appunto, come già all'epoca ci potesse essere un'accettazione personale e sociale della malattia. E tutto questo, forse, e con questo chiudo, se non ci sono altre domande, ci rimanda a quello che è un po' il messaggio esplicito che questo CFD Webinar ha voluto, se non ho capito male le intenzioni degli organizzatori, lanciare. E cioè che, appunto, nulla è impossibile, e ho voluto mostrare qui una frase tratta non da un intellettuale, ma da una grande, che poi forse era anche una intellettuale più di tanti pseudo, una grande attrice, Audrey Hepburn, che insomma richiama appunto anche il nostro l'hashtag di questo ciclo. Grazie mille, professor Pasquinucci, anche per essere stato nei tempi. È molto interessante, diciamo, questo inquadramento storico della malattia. Ringrazio quindi il professore Pasquinucci e il Tonio Grady. Non so se nel frattempo sono arrivate domande per i loro interventi. Devo anche dire che il professor Pasquinucci, oltre ad essere relatore, è anche un co-organizzatore perché ci ha aiutato nell'individuare i relatori e nel mettere su questo ciclo di informazione. Volevo sapere se pronta la dottoressa Labate, che dovrebbe appunto presentarci la sua associazione, se è più un ottavo colle, che è un'associazione che ha sede qui a Roma nella zona Euro Laurentino, ma che si occupa anche molto di temi sanitari. Abbiamo in linea? È collegata? Se qualcuno mi fa sapere qualcosa, perché so che ci sono stati dei problemi tecnici con il collegamento della professoressa Labate, però non so se sono stati risolti. Qualora non si dovessero risolvere entro pochi Pronto, minuti, Giorgia? rinvieremo la presentazione dell'associazione in occasione di un altro webinar. Attendo ancora qualche minuto che i colleghi mi facciano sapere se la dottoressa, la professoressa è riuscita a risolvere questi problemi. Che mi hanno preceduta. Io presiedo questa associazione culturale iscritta al Registro Nazionale del Terzo Settore, è un'associazione culturale che agisce da diversi anni e affronta sul nostro territorio, che è il Municipio Ottavo, le questioni inerenti la ecosostenibilità, il benessere sociale e la qualità della vita dei cittadini. Quindi la nostra missione fondamentale è proprio questa, sensibilizzare la coscienza civile dei cittadini. Vado avanti. Vi dicevo, rispetto ai nostri obiettivi, il primo è quello fondamentale, proprio cercare di trovare soluzioni adatte al nostro territorio per uno sviluppo equilibrato della convivenza civile, dal controllo del territorio alla diffusione delle informazioni. E tutto questo lo facciamo attraverso la collaborazione stretta con le istituzioni territoriali, il nostro municipio, il Consiglio Comunale di Roma Capitale, le forze dell'ordine e le diverse istituzioni.
Inoltre, diciamo, il grande lavoro che abbiamo compiuto in questi anni di vita è stato molto collegato al tema della ecosostenibilità e soprattutto alla tutela del verde pubblico, sviluppando anche forme autonome di partenariato con il municipio, attraverso le quali abbiamo adottato parchi, zone verdi del nostro quartiere, delle quali ci siamo occupate molto attivamente. Per quanto riguarda la qualità della vita, direi che è stato il tema centrale del lavoro di quest'ultimo anno, sia in relazione al problema degli anziani del nostro territorio, sia al problema della tutela della salute. Abbiamo fatto un grande convegno sulla tutela della salute subito dopo le vicende Covid, mettendo a disposizione della popolazione informazioni su come tutelarsi nel futuro e soprattutto facendo una grande campagna perché le vaccinazioni fossero fatte a seconda dell'età dei soggetti a rischio. Naturalmente il tema della lotta al cancro e della prevenzione dei tumori è un tema che ci ha visto partecipare a diverse campagne, Race the Cure, la campagna del nostro istituto oncologico territoriale, che poi serve tutta la regione Lazio e anche le regioni del sud, che è l'IFO, per le quali abbiamo fatto sia distribuzione di materiale che piccole conferenze per gruppi sociali. Ma naturalmente l'attenta lettura del Piano Europeo contro il cancro, che stamattina la dottoressa Salvi ci ha illustrato nei suoi fondamentali principi e contenuti, diventa un'occasione importantissima per sviluppare ancora di più e sensibilizzare la popolazione intorno a questo tema. A parte, diciamo, la curiosità culturale con la quale ho seguito la relazione del dottor Pasquinucci, che veramente era molto interessante sul piano storico e dell'evoluzione di questa malattia, vorrei soltanto descrivervi alcuni dati che naturalmente abbiamo perché abbiamo lavorato parecchio anche con la Fondazione IOM nel nostro paese e i dati più recenti ci dicono che in Italia vengono diagnosticati 5.500 nuovi casi di tumore, soprattutto 55.000 riguardano le donne e 500 gli uomini. Il tumore al seno quindi diventa per noi un big killer con il quale dobbiamo fare i conti e che dobbiamo tentare di sconfiggere sia a partire dalla ricerca, ma soprattutto a partire dalla prevenzione con gli screening mirati, le diagnostiche giuste e le terapie in caso di cura. Naturalmente, abbiamo avuto anche dei successi, basta fare il paragone tra i dati che avevamo negli ultimi 5 anni, 2015-2020, per comprendere che abbiamo avuto da un lato un aumento dell'incidenza del tumore dell'ordine dello 0,9%, ma abbiamo visto che abbiamo un buon risultato riguardo al calo della mortalità, perché parliamo dal 2020, dal 2015 al 2020 di una riduzione del 6%. Quindi è come dire che circa 9 donne su 10 sono vive dopo 5 anni dalla diagnosi di tumore mammario e 8 su 10 lo sono a 10 anni dalla diagnosi. Naturalmente questo non ci deve far smarrire il senso di realtà e la conoscenza di come evolve questa malattia, poiché purtroppo il tumore al seno colpisce ancora una donna su 8 e dunque il problema diventa fondamentale attraverso la prevenzione, la diagnostica precoce di questo tipo di malattie. Naturalmente dobbiamo anche tenere conto, diciamo, dell'avanzamento nel campo scientifico e soprattutto con l'aiuto della biologia molecolare,
e soprattutto della genetica, dei passi in avanti che si sono fatti dal punto di vista della ricerca. E quindi è interessante ricordare come, per esempio, si è analizzato come il tumore alla mammella è molto legato all'ereditarietà, cioè legato alla presenza di mutazioni nel DNA che in un quarto dei casi interessano i geni BRCA1 e BRCA2. Secondo i dati sempre riportati dalla Fondazione IOM, i più recenti, 2019, il rischio di ammalarsi nel corso della vita di tumore mammario è pari a circa il 65% per le donne portatrici di mutazioni del gene BRCA1, mentre la percentuale scende al 40% circa le mutazioni che interessano il gene BRCA2. La prevenzione del tumore quindi deve cominciare, oramai diciamo è diventata una visione comune di tutti gli ambiti scientifici a partire dai 20 anni di età, partendo anche con controlli annuali al seno eseguiti da uno specialista senologo, affiancati alla mammografia biennale dopo 50 anni e o all'ecografia, e solo in alcuni casi di necessità questo si può fare anche su donne giovani. Voglio dire che, e mi piace ricordarlo, che sento profondamente questa tematica della prevenzione del cancro al seno, perché quando nel 2001 lavorai con il professor Veronesi per circa 2 anni al governo del paese e ci preoccupammo moltissimo affinché gli screening, soprattutto per il tumore al seno, diventassero gratuiti nel nostro paese. E ci abbiamo messo del tempo, ci abbiamo messo del tempo perché, come sapete, non so se dire ahimè o se dire per fortuna, ma la diversificazione delle competenze a livello regionale in tutta l'Italia non ha, diciamo, portato buoni risultati per una partenza comune tutti insieme. Ma oggi possiamo dire che siamo a buon punto, poiché oramai le regioni hanno istituito in tutte le aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere dei centri che ci inviano ovviamente ogni anno anche la lettera per ricordarci che lo screening va fatto e deve essere fatto con puntualità. Naturalmente non voglio tediarvi con troppi numeri, vi do solo quelli più essenziali per il cancro nel nostro paese e quindi per dirvi che l'Istituto Superiore di Sanità, che è il nostro centro nazionale di ricerca e supporto alle politiche della salute, stima in Italia per l'anno 2022, ha stimato 55.700 nuove diagnosi di tumore nelle donne, con un incremento dello 0,5% rispetto al 2020. La mortalità nel 2021 è stata stimata in 12.500 decessi, la sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è stimata nel report all'88%. La probabilità di vivere ulteriori 4 anni è condizionata ad aver superato il primo anno dopo la diagnosi ed è indicata nel 91% dei casi. Allora, perché ci siamo impegnate molto su questo tema del piano europeo della lotta al cancro? Perché quest'anno abbiamo fatto dell'attività della nostra associazione una specie di mantra sul trinomio informare, conoscere, prevenire. Tanto è che abbiamo stabilito un accordo con l'assessorato alle politiche sociali del nostro municipio Ottavo e con la ASL Roma 2, che è la ASL di riferimento del nostro territorio. Tenete conto che parliamo di dimensioni territoriali molto grandi rispetto al resto del paese, se solo pensate che la nostra ASL riguarda 1.200.000 abitanti e la Roma 2 credo che sia l'ASL più grande di Europa. E quindi attraverso questo accordo con il municipio e con l'ASL
Organizzeremo in ogni quartiere del nostro municipio delle brigate alla lotta al tumore, una volta alla settimana fino alla fine dell'anno, con materiali informativi specifici lanceremo la campagna Ricordati di te affinché vi sia la più alta adesione agli screening. A metà gennaio del 2024 inizieremo un ciclo di lezioni molto utili dall'Italia e dall'Europa per il piano aggiornato sulla lotta al cancro, poiché sappiamo che anche il nostro stesso Ministero della Salute non ha compiuto tutti gli aggiornamenti in relazione alle disposizioni del nuovo piano europeo e anche la nostra Regione Lazio è rimasta un pochino indietro da questo punto di vista. Quindi cercheremo di stimolare attraverso il ciclo di lezioni perché le nostre istituzioni prendano immediatamente in mano questa questione, aggiornino i piani e si attivino per dare sui territori le risposte necessarie. Per fortuna ci avvarremo delle lezioni dell'aiuto del professor Claudio Botti, che è il capo del Dipartimento di Chirurgia Oncologica al seno dell'IFO, che ci aiuterà per farci comprendere fino in fondo che cosa possiamo ottenere di più nel paese, nella nostra regione, con una seria applicazione del piano europeo. A marzo invece vorremmo fare un convegno, diciamo, con lezioni magistrali fatte da esperti per vincere le sfide del terzo millennio. Ci avverremo innanzitutto delle competenze della professoressa Ilaria Capua, che metterà in relazione l'equilibrio tra salute e natura, visto le modificazioni che sono diventate delle vere e proprie sfide che gli effetti climatici hanno sulla nostra salute. Con il professor Paolo Veronesi dell'IEO di Milano, che ci riporterà tutta la grande esperienza che lo IEO sta facendo, portando avanti ricerche molto interessanti da questo punto di vista. E infine lo faremo anche con il professor Marco Trabucchi, che è un esperto geriatra, diciamo di grandi capacità culturali sul tema degli anziani, perché di questo poi ne si parla poco a volte, anche nei convegni scientifici su questo tipo di malattie, per riportare invece al centro della discussione che giovani e anziani diventano i grandi soggetti promotori delle campagne per prevenire, conoscere e informare proprio la popolazione sui temi della lotta al cancro. Grazie. Quindi so che il mio contributo, il mio tempo è Sì. scaduto e il mio contributo voleva essere Grazie questo, mille. un'associazione di territorio che si impegnerà per 2 anni A intorno a questo questa tema. vicenda, cercando di portare un piccolo contributo alla conoscenza e alla presenza. Io ringrazio moltissimo la professoressa Labate per queste informazioni, perché appunto sono tra l'altro completano un po' questo ciclo di webinar, quindi attraverso le attività organizzate dall'associazione che presieduta dalla professoressa Labate potete continuare ad approfondire il tema dell'importanza della prevenzione. Chiedo al professor Pasquinucci e anche a Tony Grady di rendersi visibili. Abbiamo chiesto qualche minuto in più ai nostri colleghi di tenere l'aula aperta. Mi chiedevo solo se ci sono altre domande da parte del pubblico, ma mi sembra di no. Se avete domande potete scriverle nella chat. Sembra di no. Quindi io volevo ringraziarvi, principalmente Tony, probabilmente ti interpelleremo nuovamente perché lo dico a voi e a tutti i partecipanti, un'altra delle iniziative che noi organizziamo sono le lezioni di Europa. È una serie di webinar, anche quelli che vengono organizzati a partire in genere dal mese di febbraio o marzo e si chiudono a maggio,
dove alcuni di questi temi verranno sicuramente ripresi. Quindi eventualmente potremmo pensare a una puntata di aggiornamento sul piano europeo di lotta contro il cancro. Vi ricordo che nei prossimi giorni sia le slide del professor Pasquinucci che di Tonio Grady del Centro Comune di Ricerca saranno disponibili sulla pagina che avete utilizzato per accedere al webinar, così come sarà disponibile la videoregistrazione. Poi devo chiedere una cortesia a tutti i partecipanti. Dovete darci il tempo di attestare la vostra partecipazione, dopodiché vi verrà inviato un attestato di partecipazione in automatico dal nostro sistema. Non ci scrivete perché se ci scrivete in realtà rallentate il processo dell'attestazione della vostra presenza, perché per rispondere alle mail non possiamo lavorare alle attestazioni, quindi tra qualche giorno riceverete anche l'attestato di partecipazione. Se ci dovessero essere problemi inversi, a quel punto ci contattate attraverso la mail europedirect@formese.it. Ringrazio anche la dottoressa Labate, tutti i partner associati e principalmente ringrazio i miei colleghi organizzatori di questo ciclo che avrete modo di conoscere nei prossimi webinar. Grazie mille. Volete aggiungere qualcosa? Ma io vorrei solo ringraziare tutti, compresi ovviamente i partecipanti, e grazie, insomma. Certo. Va bene. Tony, vuoi aggiungere qualcosa in conclusione? Aggiungo anche le mie grazie, grazie a tutti per l'opportunità di farci vedere. Perfetto, grazie mille. Allora, alla prossima puntata, vi ricordo il 19 ottobre, quando parleremo di prevenzione del tumore al polmone. Arrivederci a tutti. Arrivederci.